L'Hamlet Machine è un testo del 1977 di Müller ed è stato scritto sicuramente in un'epoca in cui il teatro si stava rinnovando, stava affrontando la scoperta di nuovi linguaggi. Per cui, perché riproporre l'Hamlet Machine oggi? È stato riproposto anche qualche anno fa, ma quando io ho cercato un testo da sviluppare insieme al corso avanzato di recitazione teatrale qui a Recitando, mi sono imbattuto appunto nell'Hamlet Machine. È un testo veramente complesso, ci abbiamo messo mesi per capire il significato interno, ma soprattutto per capire qual era la direzione e che cosa volessimo raccontare con questo testo. Io mi sono concentrato tanto sul concetto della libertà, di come la libertà, soprattutto oggi, viene interpretata in una maniera strana. Siamo così affezionati alle convenzioni che non sappiamo più riconoscere le nostre convinzioni. È qua che l'Amleto diventa uno specchio. Il flusso di coscienza dell'Amleto e dunque di Ofelia diventa uno specchio di quello che è la nostra libertà, in realtà non libertà. In che senso? Noi crediamo di essere liberi dentro un meccanismo in cui ci permette di fare qualsiasi cosa, ma in realtà è tutta una libertà codificata, voluta e ben pianificata. Oltre quello non si può andare, oltre quello viene messo a tacere. E dunque ecco il conflitto tra Amleto e la sua coscienza, tra l'obbedire a una vendetta che probabilmente avrebbe preferito non dover accogliere e portare avanti e magari viversi la storia d'amore con Ofelia, e invece si ritrova dentro una convenzione, cioè dover rispettare l'amore per il genitore, portare avanti una vendetta perché così si deve fare. Ma è veramente quello che voleva fare l'Amleto? È veramente vendicare la memoria del padre, rispettare se stesso? È dentro una libertà? La mia idea è che non lo è. E dunque l'Hamlet Machine, attraverso questa metafora dell'Amleto e il suo flusso di coscienza, in realtà va a parlare poi delle libertà individuali e delle società. Parte con una fortissima critica al socialismo e al comunismo come appunto movimento di libertà, ma che poi si è trasformato in regime. E questo in qualche modo è quello che accade anche oggi, cioè tutto quello che sembra rivoluzionario in realtà ci riporta dentro una libertà vigilata, per non chiamarlo regime vero e proprio. In Italia non siamo in un regime, ma diciamo che la libertà vigilata è molto presente. Per cui l'Hamlet Machine è uno specchio dentro cui ognuno di noi ci si può guardare. Sicuramente non sarà uno spettacolo compiuto, è un materiale drammaturgico talmente complesso che ci si potrebbe lavorare per anni e scoprire sempre qualcosa di nuovo. Il 10 giugno 2023 alle ore 21, qui a Recitando, con il gruppo avanzato di recitazione, noi ci proviamo. Vi mostreremo il nostro lavoro che, ripeto, probabilmente non sarà compiuto e potremo lavorarci ancora, ma abbiamo cercato di esprimere un'idea. E se avete voglia di venire ad ascoltarci, noi siamo qua, vi aspettiamo. Io sono Vittorio Attene e se volete prenotare il vostro posto, scriveteci segreteria@recitando.it. Ciao!